Eccoci, buongiorno e ben ritrovati a voi all'ascolto e come sempre ai microfoni di Radio 2 Giovanni Veronesi. Mio padre e mia madre sono morti ormai 8 e 9 anni fa, ma io non ho pace. Non riesco a credere nel non vederli mai più. Ma che mondo è questo che ti fa affezionare alle persone, ai posti, alle cose e poi, paf, mai più. Ma mi venite a parlare della vita eterna perché si va a litigare, eh? Sto parlando sul serio adesso, voglio dire, uno si danna l'anima per crescere un figlio, per affezionarsi a un genitore, e poi non lo vede più, mai più. Ma che cos'è questa vita allora? È un frammento, solo un frammento per mandare avanti l'umanità? La mia vita serve solo come piccolo tassello per far sì che ci sia qualcuno dopo di me che fa lo stesso. Una specie di scala umana che gradino dopo gradino, e in questo caso vita dopo vita, prosegue il suo percorso infinito, ma... allora non mi fare innamorare, allora non darmi i genitori, perché così è solo una tortura. Ho i ricordi, ma non mi bastano. Ho i filmini, ma sono strazianti. Come si fa a superare questo? Zitti, non parlatemi di Dio, per favore. Dice che bisogna rassegnarsi e che siccome è un ciclo, ognuno fa la sua parte, come accade in natura. Sì, però mia madre dov'è? È possibile che non esista più? Nel 4571, quando i droni governeranno il mondo, mia madre dove sarà? Sparita? Io non ci sarò più a ricordarla, e nemmeno i miei parenti. Ormai i millenni l'avranno cancellata. Io non ce la faccio a superare questo concetto di passaggio. Anche perché siamo soldati, no? In guerra. E se la guerra si vince è merito anche nostro, e non solo dei generali che verranno incensati nei libri di storia. E mia madre allora, che è stato un soldato semplice, obbediente e valoroso, dove avrà modo di esistere ancora? Non è un mistero la vita, è una bella fregatura, perché dura troppo poco per quanto è splendida, soprattutto quella di mia madre.